Bene, consueto appuntamento con Lovecraft. Dunque, ero rimasto appunto all'introduzione di L'incontro notturno, che appunto ho detto che è un racconto che è in ideale continuità con quello precedente, nel senso che la situazione emotiva è la stessa. E anche lo scenario, però il modo di raccontare è diverso, anche la trama è molto diversa, anche se ci sono sempre dei riferimenti in qualche modo, cioè il legame con fenomeni di tipo stregonesco, no? Non compare esattamente nessun mostro definito, non c'è molto di definito, diciamo. Solo visioni spaventose, ecco, ma è questo senso di minaccia incombente. Allora, diciamo che per dare un esempio dello stile, no? Innanzitutto è in prima persona. E qui Lovecraft esprime appunto la sua angoscia nei confronti di New York, l'effetto psicologico che gli danno. La delusione era stata graduale, no? Perché il lio narrante è andato a stabilirsi a New York e scopre di aver fatto uno sbaglio, esattamente come aveva scoperto Lovecraft. La prima volta che ero arrivato in città avevo visto il tramonto da un ponte che si inarcava maestoso sulle acque ed ero rimasto colpito dalle vette e dalle piramidi che sorgevano come fiori dai banchi di nebbia azzurrina, giocando con le nuvole d'oro e le prime stelle della sera. Poi una finestra dopo l'altra si era illuminata a specchio del fiume, dove già scintillavano misteriose lanterne e risuonavano le sirene, tanto che l'acqua appariva a sua volta un firmamento di sogno pervaso da una musica fatata, faceva venire alla mente le meraviglie di Carcassonne e Samarcanda, dell'Eldorado e le altre città favolose. Poco dopo attraversai le antiche strade così care alla mia fantasia, vicoli stretti e curvi, veri e propri corridoi, fiancheggiati da file di case georgiane in mattoni rossi con le finestre dei vetri microscopici, che ammiccavano sulle porte d'ingresso fiancheggiate da colonne, le stesse finestre che avevano visto sfilare carrozze eleganti e vetture con fregi preziosi. Nell'entusiasmo del primo momento mi convinsi che queste cose fossero tutto ciò che desideravo e che col tempo mi avrebbero aiutato a diventare un poeta. Cioè, voi notate appunto che qua proprio Lovecraft esprime i suoi sentimenti più profondi, cioè il suo guardare i paesaggi con un atteggiamento sognante, no? I bei panorami gli fanno sognare regni favolosi al di là della realtà presente, che è forse l'unica visione, l'unica vera visione del trascendente che lui avesse avuto, no? Cioè il sonno. Occupa, come ho detto, occupa per lui il posto di quello che per altre persone è trascendente o soprannaturale. E all'inizio Lovecraft di fronte a New York rimane senz'altro incantato dalla vastità, dalla bellezza, apparente bellezza della città. Poi invece ne scopre i lati più degradati, più la vita frenetica, i rumori, la massa di gente anonima e straniera e comincia a sentire angoscia. E allora in qualche modo lui doveva trasferire questa angoscia nei suoi racconti. L'ha fatto prima con Aurore Reduc, lo fa con L'incontro notturno e immagino appunto di incontrare nella notte un distinto signore molto strano, no? Vagando, siccome lui nel racconto dice non volevo vedere la città di giorno, perché mi era insopportabile, mi spaventava, perciò giravo di notte, come se fosse più sicuro di notte. Cioè, New York è già, adesso forse le cose sono diverse da quel che ho sentito, ma
un tempo New York era già pericoloso girarla di giorno, c'erano alte probabilità di venire ammazzati, no? Infatti la maggior parte dei gialli si svolgono o a New York o a Los Angeles, altra città criminogena, come Chicago, credo anche Atlanta, no? Ci sono certe città che sono veramente delle fogne. New York ha fama di essere, è sempre stata fama di essere una grandissima fogna sotto tutti i punti di vista, e figuriamoci di notte, no? Però lui di notte riusciva a cogliere ancora qualche riflesso del fascino che aveva provato all'inizio, e incontra questo signore il quale gli racconta la sua storia e gli confida di aver avuto un antenato che era anche lui di quelle parti, dalle parti di New York, e aveva conosciuto un gruppo, una tribù di pelle rossa, meticci, no? Cioè, pelle rossa della costa orientale, non so che ce ne siano ancora, ma comunque nel racconto che risale appunto a parecchi anni fa, e poi parla di un passato ancora più lontano, si poteva immaginare che esistessero ancora sulla costa orientale, cioè, sicuramente dalle parti, insomma, delle colonie più vecchie, non ci sono riserve indiane, perché sono stati prima tutti deportati verso l'ovest, e dopo, quando è stato conquistato anche l'ovest, sono stati rinchiusi nelle riserve, no? Sarà interessante una volta o l'altra parlare della storia degli americani nativi. Comunque, questo distinto signore, no, che non ha nome, gli rivela che il suo antenato aveva conosciuto certi segreti, un certo rito, un certo incantesimo da questa tribù questo gruppo di pelle rossa. Dopodiché, dopo aver conosciuto questo segreto, li aveva tutti avvelenati, no? Chissà perché poi doveva ammazzarli, no, non si capisce bene, anche se poi si vede che serve all'economia della storia. Allora, questo segreto consiste nella capacità di vedere altre epoche, cioè di evocare letteralmente visioni del passato o del futuro, non di come dire, avere visioni come ce l'hanno gli sciamani, ma veramente proprio aprire una finestra sul tempo, no? Visibile a chiunque si trovi là in quel momento, e poter vedere scene precise di un'epoca del passato oppure del futuro. Allora, all'inizio, questo stregone, diciamo, fai da te, evoca di fronte al protagonista una visione del passato, di come era New York un tempo, e in quel modo, come dire, il dio narrante si bea della bellezza di come era un tempo la città, quando ancora non c'erano le macchine, quando non c'erano i grattacieli, quando, insomma, era tutto più bello. Dopo, invece, lo stregone evoca una visione del futuro, cioè vediamo come sarà la città nel futuro. E allora lì, invece, le cose sono ben diverse. Personaggi hanno una visione, vedono qualcosa di veramente orrendo, cioè di spaventoso. Dunque, avrei dovuto leggerlo.
avrei dovuto prima trovare il brano, no? E lei potrebbe, oserebbe spingersi oltre, chiesi con timore. Immaginai che per un attimo anche lui lo condividesse, ma poi tornò il sorriso malefico. Oltre, quello che ho visto ti trasformerebbe in una statua di sale. Indietro, indietro, no, avanti, guarda, stupido. E prima di aver finito di ingiuriarmi, ripeté il gesto, rischiarando il cielo con una saetta più potente. Per 3 lunghi secondi contemplai quel pandemonio e so che i miei sogni ne saranno tormentati per sempre. Vidi che il cielo brulicava di cose volanti e sotto il cielo si stagliava una città nera di gigantesche terrazze di pietra, irta di empie piramidi che svettavano la luna e luci demoniache alle innumerevoli finestre. Le strade erano gallerie sopraelevate in cui sciamava la popolazione della città, uomini gialli e dagli occhi a mandorla, orribilmente vestiti di rosso ed arancio, che si agitavano al ritmo di nacchere e crotali osceni, di corni soffocati, pazzeschi, le cui note incessanti salivano e si spegnevano ondate, come il riflusso di un maledetto oceano di pece. Vidi quel panorama con gli occhi, sentii con l'orecchio della mente la terribile cacofonia che lo sottolineava. Era il culmine dell'orrore che la città aveva risvegliato nel mio animo, e dimenticando la raccomandazione al silenzio, urlai come un disperato, mentre le mura della casa ondeggiavano intorno a me. Poi, quando il lampo si calmò, vidi che anche il mio ospite tremava e uno sguardo di paura tremendo aveva cancellato dal suo volto l'ira che le mie grida avevano suscitato. Allora, cioè, qui appunto, Lovecraft immagina come sarà la città del futuro, no? Cioè, New York nel futuro, cioè immagina una città enorme, spaventosa, con dei grattacieli che sono diventati delle piramidi, no? E sotto questo punto di vista ricorda un po', come si chiama? Oddio mio. Quel film, il primo film cyberpunk, quello con Harrison Ford. Mamma mia, la mia memoria è andata a carte 48. Quello che è stato tratto dal romanzo di Philip Dick, Cacciatore di Androidi. Vabbè, non mi viene in mente perché ormai sono passati tanti anni da quando l'ho visto. E dunque, dove appunto le città del futuro, inquinatissime, non hanno più grattacieli, ma delle enormi strutture che per poter reggere il peso sono fatte a forma di piramide e gradini, no? E appunto questa città enorme, futuribile, con le strade trasformate in gallerie sopraelevate, è interamente popolata da popolazioni asiatiche, no? Immagina che cioè Lovecraft immagina che chissà perché debbano essere proprio i cinesi a prendere il sopravvento, forse perché anche loro erano più numerosi, non lo so, no, non lo so. Poi una cosa interessante, no? È che se fossero tutti vestiti di rosso ed arancio, fosse, non so, quasi una profezia della Cina comunista, non lo so, ecco. Comunque è una visione che lo spaventa, no? Perché a lui il mondo tecnologico lo spaventa. Allora, nel racconto, il protagonista si spaventa questo futuro orribile e lancia un grido, ovviamente, e ma gliene incolse perché appunto il grido richiama gli spiriti degli antichi Pelle Rossa, che sono bramosi di vendetta contro il discendente del loro assassino, no? E compaiono sotto forma di massa nera che avanza, no? Come una specie di blob. E lì, perché ricordate sempre che i fantasmi nei racconti Lovecraft non ci sono, e qui chiudo, arrivederci.